C'era una volta, in un bosco lontano lontano, un piccolo arboreto selvatico che, dopo aver visto tutti gli episodi della scorsa stagione della guida dei bikepark italiani, era disperato perché non riusciva più a trovare posti nuovi dove andare a girare. Che noia, sempre gli stessi bikepark, Toto, oh, mamma mia. Quando ad un certo punto una flebile voce attirò la sua attenzione. Ragazzi, non fatevi influenzare dalla negatività di Arboreto. Ricordatevi che l'Italia è piena di bikepark da scoprire. E quest'anno, grazie a Detective Toto, li scopriremo tutti. Ma questo pezzo! Ragazzi, siamo a Catania, sull'Etna, e oggi non siamo qui solo a mangiare, ma scopriamo cosa nasconde il vulcano. Ragazzi, siamo qui con Giuseppe, detto Sfiamma, vicepresidente di SD Donkey Riders. Ragazzi, siamo terreno lunare. Cosa mi fai fare oggi nei trail qua? Oggi ti faccio fare da questo lato, lato nord, ti faccio fare dei trail flow, tutti sotto bosco, mentre più avanti andremo a fare dal lato sud dei terreni più rocciosi, più scassato. Più scassato, più tecnico, sì. Okay. E poi una chicca, trail di 18 km che noi chiamiamo Etna Endurance, quello te lo faccio fare più avanti. Ok ragazzi, allora, primo trail che proviamo sull'Etna è Citelli. Quasi 7 km. 7 km, quindi molto lungo, devo dire. Sì. Dai, fammi vedere. Terreno subito nerissimo qua, ragazzi. Mamma mia, ma che figata! Non avete idea, Praticamente si surfa tutto il tempo. Ma siamo partiti subito a bomba, Ok. Che wall ride! No! No, porca! Gnegno! Oh, c'è che venire subito, Gnegno, perché ho rotto il cambio e Toto sennò è senza guida. Cazzo, no, ma proprio tutto, hai spaccato tutto. Tutto distrutto. Oh. Che è successo? Ho spaccato il cambio. Ciao Toto! Bella, com'è? Bene, benissimo. Andiamo solo di te, tu rimani qua? No, ora vedo di scendere. Ah, ok. In qualche modo scendo. Dai, divertitevi. Cavolo ragazzi, ci ha messo niente. Per fortuna c'era lui che era in furgone, ragazzi, e quindi è venuto prontamente a guidarmi, se no non avevo la guida, In mezzo alle felci qua, Canada, però col terreno mega morbido, In mezzo a queste colate di lava misto a boschi. Cioè guardate, sembra di essere sulla luna, ragazzi. Se adesso Simone mi porta a fare un altro trail, ha detto bello pettinato, mamma mia, che paesaggi, caschio, incredibili. Ok ragazzi, in questo trail la vegetazione è cambiata notevolmente, molto più pinosa la situazione. Radiciaietta. Bello, bel salto. Ok ragazzi, adesso facciamo lato sud dell'Etna. Simone mi ha detto che qua abbiamo trail decisamente più rocciosi e tecnici e anche molto più panoramici. Vediamo. Queste rocce, eccola qui dov'è tecnica. Ma questo pezzo. Partito, ripido. Bomba, fighissimo. Adesso stiamo facendo un bel trasferimento per andare a fare
l'Etna Endurance. Ragazzi, siamo quasi giunti alla conclusione della scoperta di tutti i trail che ci sono sull'Etna. Adesso Simone mi farà fare, penso, il trail più lungo che ho mai fatto. Ben 18 km di Etna Endurance. E arriviamo quindi a Catania. Arriviamo a Catania e mangiamo un bel paninazzo. Paninazzo? Il cavallo, vuoi parlare il cavallo? Dai, e questo? Madonna, quanto è buio! E qui siamo proprio sul vulcano, ragazzi, proprio in mezzo alla roccia lavica, anche detta sciara. Molto free ride. Avete visto già che differenza di paesaggio, di natura? Cavolo, c'è sempre un terreno, ragazzi, qua sull'Etna che è incredibile. È velocissimo, ragazzi! Staccata gigante! Oh! Cazzo, che flow questo, ragazzi! Ma madonna! Ragazzi, l'endurance comunque è stato veramente lunghissimo, cioè 18 km in bici in discesa. Infatti praticamente è arrivato il buio. Tornate alla sede. Madonna, che giornata! Bellissimo. Bene, ragazzi, allora, cosa dire dell'Etna? Allora, prima volta che giro su un vulcano e penso sia l'unica esperienza che si può fare in Italia di trail in mountain bike su un vulcano. Fighissimo, i trail sono super naturali, c'è veramente poco costruito, quindi se vi piace girare su terreni veramente naturali, sabbiosi, quindi dove la bici galleggia, questo è veramente quello che fa per voi. Qui da SD Donkey Rider potete prenotare il vostro shuttle con 30 euro per la giornata oppure il tour guidato con 80 euro. Ovviamente c'è la possibilità di noleggiare e-bike o bici muscolare sia nella parte nord che nella parte sud. E soprattutto, ragazzi, non preoccupatevi per il cibo e per mangiare, perché qui si mangia troppo bene. Ci vediamo al prossimo video, che scopriremo un nuovo bike park. Bella!